4 ha due alternative. È già stretto, sì, sì. Ok? Allora deve fare assolutamente un passo laterale, che deve essere seguito da destro, sinistro, destro, se è il posto 4, o un passo laterale, sinistro, sinistro, se sono posto 2. Nel caso in cui il posto 4 si trovi in una posizione più aperta, o perché era, pensava prima alla difesa, perché era più attento a un eventuale palla a un piede, poi il paltore va in bagger a alzare la palla in 4, una bella posizione brutta, in quel caso, allora secondo me deve correre il più veloce possibile vicino alla zona dove deve andare, quindi verticalmente, ma provare sempre a finire con un passo incrociato destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. E secondo me questo è molto importante. Questo è molto molto interessante, perché in effetti se partiamo con, per esempio, il posto 4 che ha un sinistro aperto e ha l'obiettivo di andare alla sua sinistra, comunque sia, se c'è una palla, chiaramente non sarà una super, perché altrimenti non si utilizzerebbe il muro 3, ma comunque deve cambiare completamente gli appoggi per andare a prepararsi per fare il muro 3. Assolutamente, anche lì è fondamentale secondo me il passo laterale all'inizio, perché il passo laterale ti dà quel metro e mezzo, due, no? Che dopo diventa più facile effettuare un corretto passo incrociato. Mi hai fatto venire una domanda al volo per chiudere, visto che hai detto tu che è un deterrente, quindi è probabile, no? Palla o palletta. Hai anche detto precedentemente che quasi sempre deleghi il terzo di rete alla copertura del pallonetto, quindi in questo caso tu hai sempre copertura fissa del posto 1? Col muro 3? Sì. No. Ok. E va a tattica. Okay. Quindi gioco con un giocatore molto tecnico, e non tanto che hanno una bella, sono giocatori che non sono tanto alti, che hanno una diagonale stretta fortissima e sono molto tecnici, no? In quel caso provo a fare il muro 3, però essendo giocatori molto tecnici metto il posto 1 più attento al pallonetto, il posto 6 lo tengo più 6-1 e libero, praticamente c'ha il piede sinistro sulla riga dei 3 metri. Chi? Il posto 1? Il 5, dico il libero praticamente al piede sinistro sulla riga dei 3 metri. Esatto, che nella mia squadra ce l'hanno spesso i liberi, il piede sinistro lì, perché non voglio che il 4 rompi i marroni al libero, quindi il libero deve tenere sempre lui la diagonale stretta. E invece giochiamo contro attaccanti molto potenti, molto forti, che col muro 3 a volte prendono ancora più fiducia, quindi cosa fanno? Tirano tutto il braccio dritto per dritto il più delle volte, quindi devo mettere il 6 in 6-5. In questo caso l'1 sta sui 5 metri e deve riuscire a provare a prendere il pallonetto e a leggere l'eventuale palletta in posto 1, che se no farebbe fatica a prendere. Molto molto bene, molto molto chiaro. Giovanni, grazie davvero, grazie anche per i complimenti. Io, perché non ho la risposta, non ho la risposta, no, non mi piace quello che fanno le mie giocatrici. È una riflessione che puoi fare tu alla prossima intervista. Il muro della pipe, sì, è scandaloso nelle donne. Perché? Perché non avendo il passo incrociato è il muro dove i centrali, anche i migliori, invadono meno possibile e saltano meno possibile. Quindi io le sto provando tutte, ma ancora non ho trovato niente che mi aiuti, no? Per fare un muro sulla pipe a partire dal centrale fatto bene. Perché più delle volte i centrali cosa fanno sulla palla? Essendo la palla lì, saltano da dove sono. Risultato, non invadono e saltano meno. Allora esigo da loro che facciano sempre almeno un piccolo pre-saltello, no? Destra, sinistra, o se proprio dritti, 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 che facciano un pre-saltello pliometrico per andare giù e caricare al meno possibile, perché non possono fare passi laterali. E di conseguenza quello diventa uno spostamento anche molto, un pochino più difficile per i laterali, perché è un muro d'aiuto, ma non è un muro aggressivo mai. Quindi su quello devo imparare, quindi fai la domanda a quegli altri, così imparo come fanno gli altri. Questa è una bellissima domanda e insomma sottolineiamo che alla fine, insomma, speriamo che Coach Factor diventi veramente uno strumento per formare non solo le giovani leve, ma anche insomma chi ha già fatto tanti tanti risultati nella pallavolo. Giovanni, grazie anche per il tuo aiuto su Twitter, veramente abbiamo un sacco di feedback dalla Turchia e credo che siano che vengano dal tuo account. Io sicuro. Continua a sostenerci e insomma in bocca al lupo per questa sera. Capi, un abbraccio. Grazie. Ciao. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao, grazie per
avermi invitato nuovamente. Grazie per la tua disponibilità. Arrivi per terzo in questa masterclass. Abbiamo parlato con Luca Cristofani degli aspetti più tecnici, più analitici, soprattutto relativi al settore giovanile, le progressioni didattiche, tutto quello che concerne un po' il fondamentale del muro nel settore giovanile, ma anche abbiamo affrontato il discorso della nomenclatura, abbiamo cercato di fare insieme a Luca un po' di chiarezza. Poi con Giovanni Guidetti abbiamo affrontato l'altissimo livello. Giovanni è stato veramente super nel rivelarci tutti i suoi segreti, le sue idee, come lui pensa e vive il muro. Adesso abbiamo bisogno di entrare nel mondo maschile, ci interessa molto sapere come lo vivete nella maschile, quali sono le vostre idee, e poi dopo piano piano con te proveremo insomma a affrontare un po' tutti gli aspetti di questo fondamentale così affascinante e sempre più credo determinante all'interno di una singola partita. Quindi partiamo, la prima domanda, allora Roby, dacci la tua idea sul muro. Dunque, io credo che il muro sia un fondamentale particolarmente complesso, dove da un lato bisogna prevedere una crescita molto, molto lunga nel tempo, con molta diversità da quello che si fa con i giovani a quello che si fa all'alto livello, però con il limite che se si fanno degli errori con i giovani poi è molto difficile correggersi avanti. Ci ho visto tanti giocatori di alto livello con dei limiti apparentemente semplici che nonostante sappiano di averli si vedano e provino a correggersi, poi dopo continuano a fare gli stessi gesti. Anche se ho visto giocatori, pochi, però ne ho visti che sono riusciti anche a fine carriera ad aumentare il proprio bagaglio tecnico, a correggere alcuni aspetti. Alla base c'è che hanno voluto farlo, si sono ricordati in ogni allenamento di provarci e poco per volta hanno fatto dei cambiamenti importanti. Probabilmente l'attacco e il muro, dove c'è una componente importante di equilibrio in volo, sono gli aspetti più difficili, no, sui quali intervenire, perché comunque tutto quello che magari provi a secco dopo, quando ci metti il salto, diventa molto complicato. Certo, e tra l'altro una cosa che ho notato anche con giocatori molto bravi è che spesso, per non dire quasi sempre, i giocatori non sanno quello che fanno a muro, cioè credono di muoversi in un certo modo, di saltare in un certo modo, e poi quando si rivedono restano scioccati. Io ricordo sempre un aneddoto relativo a un giocatore che adesso non gioca più, che è Gustavo, che tutti noi consideravamo uno dei migliori muratori. Gustavo aveva una tecnica di muro del tutto originale, cioè al momento in cui il palleggiatore riceveva il pallone con buona ricezione, lui da una posizione di con i piedi di normale di apertura faceva un balzo e allargava i piedi e poi da lì decideva se opzionare, se partire a destra, se partire a sinistra, e questa cosa non l'ho mai ritrovata in nessun giocatore. Allora ho detto, vado a chiedergli, la prima volta che lo incontro gli chiedo se come mai lui usava quel tipo di tecnica. Questo è successo e gli ho chiesto, senti, ma è una cosa che ti hanno insegnato o sei tu che negli anni hai imparato a fare questa cosa? Perché vedevo che aveva molto successo. E la sua risposta è stata, ah sì, mi hanno detto che Zorzi facendo le lavagne su Sky ha notato questo e devo vedermi perché non lo sapevo di farlo. E ci sono altri giocatori così che magari credono di incrociare, di non incrociare, di saltare dritti, di mettere le mani in un certo modo, poi dopo quando si rivedono è tutto diverso. Da qui l'importanza, non sempre ma in certi periodi della stagione, soprattutto all'inizio quando si ha più tempo, di usare il video o in allenamento se c'è la possibilità
di farlo mettendo quella telecamera che ti dà la possibilità di rivederti con qualche secondo di ritardo, o a fine allenamento, fine partita, perché solamente parlare ai giocatori di una cosa, soprattutto sul muro, e poi dopo fargliela provare, non è la stessa cosa se loro non si rivedono. Ma molto è legato anche, no, sul tempo di salto. Ci sono discussioni infinite su ero presto, ero tardi. Loro molte volte non hanno proprio la percezione del timing, quindi probabilmente, come dici tu, farglielo vedere è il sistema più diretto e più chiaro per dargli un aiuto. No, più strumenti possiamo usare perché loro si rendano conto di cosa stanno facendo, meglio è. Anche solamente mettere dei segnali sulla rete o dei segnali per terra in cui loro al termine del salto vedono dove sono finiti, è già un piccolo aiuto. Comunque stai spoilerando un pochino troppe risposte, insomma andiamo per gradi. Direi di suddividere, no, questo fondamentale così complesso in arti inferiori e arti superiori. Probabilmente si mette molto spesso il focus sul piano di rimbalzo. Proviamo a partire un attimo sui vari spostamenti, quindi prima sulle traslocazioni, poi dopo sulle varie partenze. Poi parliamo anche degli arti superiori, che chiaramente toccando la palla sono determinanti nel buon esito del fondamentale. Ok, dunque per le tecniche di spostamento io credo che un giocatore debba avere più tecniche possibile, cioè debba essere capace a saltare da fermo e ricadere sul posto, debba essere capace a spostarsi con uno o più passi accostati e debba essere capace a fare l'incrociato sia a destra che a sinistra, e essere capace a fare un'apertura e un incrocio. Sono le tecniche di base, secondo me, che poi vengono utilizzate indipendentemente dal ruolo in cui si gioca. In tutte queste tecniche credo che sia importante che, indipendentemente da come ci si sposti, nel momento del salto i piedi siano perpendicolari a rete. Cioè tu puoi anche correre ma poi non saltare con i piedi paralleli a rete, che ti porta poi a fare una torsione, ma riuscire a girarti, mettere i piedi perpendicolari a rete, staccare e il più possibile ricadere nello stesso punto, soprattutto se si parla dei giocatori esterni, e quindi il posto 2 o il posto 4. Vedo che il gioco nella maschile, insomma già da anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, ha ormai una velocità veramente di altissimo livello, quindi la velocità di uscita della palla del palleggiatore è estrema, ci sono attacchi molto rapidi da più parti del campo, anche con palla non perfetta, quindi sicuramente questo richiede sia al centrale che agli esterni la capacità di muoversi in maniera molto rapida ma anche molto composta, come poi dicevi tu, in modo tale che comunque il risultato non sia solo arrivare, ma arrivare nel modo giusto. E mettendo un attimo il focus sul centrale, quali sono innanzitutto le indicazioni che dai al tuo centrale prima che succeda qualcosa? Dunque, il centrale, come tutti i giocatori, ma soprattutto lui, secondo me deve avere una tecnica di base che è quella che, diciamo, utilizzi quando non hai una tattica particolare. Okay. Quindi e che può essere magari quella che usi in buona parte degli esercizi di allenamento, quando non ti viene dato un compito particolare. E poi avere delle tecniche, delle tattiche che utilizza a seconda dell'avversario, e qui quindi entra in gioco il lavoro di studio che è stato fatto dallo staff tecnico prima di giocare la partita. Per quanto riguarda la tecnica di base, credo che principalmente un centrale debba usare il muro in lettura. E sulla tecnica del muro in lettura vedo che per quanto sia preferibile insegnare ai centrali a tenere le mani alte,
quindi braccia alte, mani sopra la testa. Vedo poi più adesso di prima anche molti giocatori di alto livello che